Si allunga la lista di locali chiusi quest'anno dal questore di Rimini per motivi di ordine pubblico. L'ultima chiusura è avvenuta dopo il grave gesto di un cliente di questo bar del quartiere Bellariva. Ci troviamo in zona mare. Era una sera di metà ottobre quando degli agenti di polizia erano impegnati ad arrestare un rapinatore in fuga. Lo braccarono proprio di fronte al bar in via Regina Margherita dopo una colluttazione. Il lavoro dei poliziotti venne però interferito da un cliente del locale che iniziò a lanciare contro di essi bottiglie e bicchieri, persino all'indirizzo dell'auto di servizio. Tutto sotto gli occhi divertiti dei presenti. L'aggressione non fermò gli agenti dal mettere le manette al rapinatore, solo che nella concitazione il lanciatore di bottiglie riuscì a svignarsela senza essere identificato. Dopo 2 settimane arriva il provvedimento della questura, chiusura di 15 giorni per il bar. Il titolare dell'esercizio è chiaramente incolpevole per quel gesto. La decisione arriva dopo una serie di controlli risalenti anche a prima delle bottigliate, in base ai quali risulterebbe che il locale sia spesso il ritrovo di pregiudicati o di persone dedite al traffico di droga. Sempre secondo la questura, il bar sarebbe un luogo di convegno per soggetti che vi si recano per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Per questo il questore ha attivato il provvedimento amministrativo che è natura cautelare col fine di tutelare la sicurezza dei cittadini.